siamo in un Ateneo che non c'è amico. È giusto ed è dovuto ricordare i macachi di Parma. Noi non abbiamo mai mollato, abbiamo promesso e siamo qua ancora per combattere per loro. Siamo qui a Parma col professor Thomas Hartung ed è un onore sentire parlare di NAMS e quindi di modelli senza animali per una ricerca che non solo è quella del futuro ma è già quella del presente. Esiste una ricerca alternativa che è quella senza animali, che rappresenta non soltanto una ricerca etica ma una ricerca giusta, corretta e utile per la nostra specie. Io sono professore alla Johns Hopkins a Baltimora negli Stati Uniti, dove guido il centro per i metodi alternativi verso la sperimentazione sugli animali. Io sono adesso già 35 anni in campo delle metodi alternativi e il campo ha cambiato enormemente. In questo momento vediamo una rivoluzione veramente delle nuove tecnologie che sono infatti meglio che l'animale che noi vogliamo sostituire. Ci sono i metodi dell'intelligenza artificiale che veramente dà risultati che sono quasi identici a quello un animale può, ma possiamo farlo per milioni di sostanze in un'ora. E ci sono sempre di più modelli basati su cellule staminali che permettono di creare organi dove noi vediamo una reazione umana su questi prodotti. Noi vediamo nel campo delle medicine, per esempio, che il 95% delle sostanze che entrano in un test sugli uomini non funzionano. E questo è spesso perché non abbiamo previsto gli effetti collaterali, gli effetti su dannosi, la tossicologia, ma anche spesso non sono efficaci in uomini. Siamo riusciti a Maryland, il nostro stato negli Stati Uniti, di ricevere una nuova legislazione dove c'è una tassa per i metodi sugli animali che utilizzano questa moneta per sostenere i metodi alternativi. Io penso che questa è un'ottima idea perché questo crea un'iniziativa per il cambiamento nel nostro campo. Oggi io sono professore a tre università e abbastanza famoso per fare cose differentemente. E io penso che è molto importante di stare aperto per fare cose differentemente e non semplicemente seguire la strada diretta, come ti dicono i professori. Per ottenere un cambiamento e una transizione rapida verso questi modelli di ricerca sono necessari ovviamente fondi economici, oltre a formazione specifica. Proprio in merito ai fondi, stiamo continuando a richiedere in Italia che i fondi per i metodi sostitutivi siano nuovamente rinnovati, visto che al momento non sono previsti, lasciando tutti i progetti che sono stati portati fino adesso ad un punto di stallo, non potranno più proseguire. Per cui ci auguriamo che a partire dal 2024 siano effettivamente stabili dei fondi specifici per questa ricerca che può portare benefici sia per gli animali che verranno salvati, ma anche per la salute umana.